Questa mattina iniziano i centri estivi cosiddetti anno 2020, che sono naturalmente anomali rispetto al passato, tant'è che come fondazione, in accordo col comune, si è organizzata questa attività per i ragazzi e bisogna rilevare che le iscrizioni sono state bassissime in considerazione del fatto delle precauzioni che ovviamente bisogna prendere, un po' di paura da parte delle famiglie e anche una parte sicuramente dovuta al lievitare dei costi che inevitabilmente hanno dovuto appunto aumentare per rispettare tutte queste norme. Comunque, a me devo dire che oltre ai centri della Fondazione sono stati presentati altri due progetti da parte dell'Oratorio Don Bosco di Mede e da parte della società di calcio che ha inteso appunto dare questa opportunità ai ragazzi. Quindi tutto sommato dai 3 anni ai 14 anni ci sono delle opportunità. Chi vuole ovviamente sfruttare questa possibilità di fare attività finalmente dopo i mesi di chiusura che hanno obbligato i ragazzi a stare in casa, direi che tutto sommato la città offre delle opportunità per tutti. Ovviamente nel rispetto delle normative ci sono prescrizioni molto precise, cercheremo tutti di vigilare anche con l'ATS ovviamente che è deputato a questo compito affinché tutto si svolga nel modo migliore, che siano rispettate le norme di sicurezza, di distanza e di pulizia.